E dunque il tributo a Federico Colbertaldo, ancora in questa stagione a mettercela tutta per onorare la sua società, la società che lo ha cresciuto e sostenuto. Una gara difficile per lui perché si scontra col giovane Zuin in gran forma, ma soprattutto Federico, lo ricordiamo, grande specialista degli 800 e dei 1500 stile libero, trova sempre un po' troppo veloce questa gara dei 200. Zuin davanti 24-75, poi Firigo 25-35, Celik 26-01 nei primi 50 metri di gara. Zuin, il campione italiano giovanile in carica di specialità, 1-46-35, nuotato ai criteri di Riccione per il gradino più alto del podio. Passaggio dei 100, vantaggio incredibile per Zuin, 51-50 la virata dei 100 metri, Frigo 53-36, Celik 53-86. Mattia Zuin all'attacco del primato della manifestazione, stabilito qui da Cesare Sciocchetti nel 2009, 1-46-34. Si smuove qualcosa alle spalle di Zuin con Federico Colbertaldo che tenta la risalita fino alla zona podio, al momento è quarto con davanti Zuin, Frigo e Celik. Zuin in quarta corsia per gli ultimi 25 metri di gara, poi Celik in corsia numero 3, affiancato da Frigo in settima corsia, rientra anche Sottana per la medaglia possibile. Intanto Zuin 1:46:61, non è primato ma vittoria, Celik secondo 1:50:74, poi Frigo 1:51:47, Sottana, Colbertaldo, Bozzonello, Matteazzi, Gregoratti a chiudere. Non è primato per pochissimo, ma vittoria Mattia Zuin.